Da oggi è iniziata la mobilitazione organizzata dalla CGIL che interessa le principali piazze italiane per dire no alle nuove misure del governo sulle pensioni. Viene previsto l'innalzamento a 67 anni dell'età pensionabile, ma secondo la leader della CGIL, Susanna Camusso, non viene previsto nulla per i giovani, caratterizzati da un'evidente discontinuità contributiva. Per il sindacato queste misure appaiono insufficienti perché prima dovrebbe essere messo a punto un adeguato sistema previdenziale. Le dichiarazioni raccolte questa mattina a Roma con il segretario generale regionale della CGIL Umbria, Vincenzo Sgalla. Sono partiti 19 pullman dall'Umbria questa mattina per manifestare e protestare, perché la pensione la dobbiamo prendere ad un'età accettabile e non si può trasformare una notizia positiva come l'aspettativa di vita che si allunga e perciò si allunga di nuovo la pensione. Non si può pensare che non ci sia una pensione per i giovani, non si può pensare che le donne che fanno anche lavoro di cura in questo momento hanno visto la loro pensione aumentare, il loro ingresso in pensione aumentare di 6 anni. Per questo stamattina c'è la manifestazione in 5 piazze d'Italia, a Roma, a Torino, a Bari, a Cagliari e a Palermo. La CGIL rivendica un sistema previdenziale adeguato e un sistema che consenta alle persone di andare in pensione quando è necessario.